Buongiorno, allora sono ritornata a fare video, che ovviamente non proprio ritornata perché è solo quando ho voglia e ho tempo registro i video e ovviamente dopo li monto e li pubblico sul canale, per cui troverete un bel po' di assenze sui canali, sui social, anche su Instagram, però forse su Instagram riesco a pubblicare un po' di più a confronto di YouTube, perché diciamo che non ho più quella voglia di pubblicare i video, e per cui allora in teoria questo vlog è un vlog speciale perché questo è l'ultimo giorno, cioè l'ultimo giorno, l'ultimo video che vedete, che ovviamente non ho fatto. Ho registrato le clip che potrei metterle insieme di questi mesi, questi 3 mesi, perché i gattini fanno 3 mesi tra 2 settimane. Questo video lo vedete prima perché ovviamente i gattini andranno via, tranne due, si spera, perché io le vorrei tenerne due, solo che il mio compagno non vuole perché ha fatto già avere due gatti, lui dice che è impegnativo e che non vuole stare dietro, diciamo, a loro. E allora sto cercando di convincerlo, ma sarà un po' difficile che terrò due gattini. Io spero di sì, perché vorrei tanto tenere questi due, che ovviamente vi farò vedere. Per cui vedete un po' di clip dei gatti, come sono cresciuti. Adesso ve le presento. E per cui questo video è un video speciale apposta per i gatti, perché diremo addio ai gatti. E poi c'è Perla, che non ho capito perché mi deve saltare addosso. Dai! Salta addosso lei, deve saltare addosso a me. Comunque, questo è un video così. E per cui vi presenterò tutti e 5 gattini che ormai hanno 3 mesi. L'ultimo video che ho fatto di gattini è stato un mese, guardate voi, ma perché non avevo voglia appunto di fare i video. E appunto stavo dicendo che non sarà più come prima, non sarà tutte le volte che pubblicherò come facevo prima, perché la voglia è proprio zero. Prima di tutto, perché, ripeto, non ci sono persone che, come fanno le altre YouTuber che hanno persone in cui tengono appunto quelli che fanno i video e ci tengono tanto a quelli che fanno video, sono diciamo come una famiglia e allora continuano loro sempre a messaggiare la persona, dicendo come mai non stai facendo i video, eccetera, no? Io invece non ho queste persone fisse che me lo dicono di incoraggiarmi appunto a resistere, andare avanti a fare i video. Non ce le ho, perché ho notato che sì, le visualizzazioni sono aumentate e di quello non mi sto lamentando, perché anzi sono molto di più a confronto dell'altra volta, per cui sono felice per questo. Solo che i video che piacciono di più a voi o a chi mi segue, ma non è sempre presente sotto nei commenti o tantomeno su Instagram, ho notato che piace di più lo svuota la spesa, i video un po' difficili, perché ad esempio io fare la spesa non è che lo faccio tutti i giorni, ma la faccio una volta, massimo 2 al mese. Per cui potete capire, registrare 2 video al mese e basta per avere un canale. Per cui sinceramente sono un po'. E ho notato questa differenza qua, oltre allo svuota la spesa. E poi mi sembra ci sono altri video. Invece i vlog sono meno guardati, poi dipende da che vlog faccio. Per me sono più facili i vlog perché potrei riuscire a registrare quello che faccio, eccetera. Ad esempio, abbiamo comprato la piscina nuova, ma quello non ve lo spoilerò, ve lo farò vedere in un altro video quando ho voglia di registrarlo. E per cui siamo sempre lì sul fatto che sto diventando grande, il mio
Diciamo, la mia voglia di fare i video inizia a essere zero. Infatti, come vedete, sono molto assente. Ogni volta faccio 2 settimane di assenza. L'ultima volta ho messo i video di Gratta e Vinci, è stato 10 giorni fa. Infatti, a proposito di Gratta e Vinci, ho visto che l'ultimi Gratta e Vinci che ho messo dopo 3 mesi è andato proprio in basso. Ci sono rimasta male anche su questo. Perché non riesco a capire cos'è successo. Ho visto che all'inizio piacevano i Gratta e Vinci, ho visto che avevo appunto tante persone che li guardavano. Adesso mi sono ritrovata con 70 persone che li guardano. Io ormai sono arrivata a quasi 4.000 iscritti e ho notato che 70 persone che guardano i Gratta e Vinci, c'è qualcosa che non va. Ci sono rimasta male perché di solito almeno a 1.000 visualizzazioni anche di più ci sono. Invece gli ultimi video che ho fatto dopo 3 mesi sono calati sui Gratta e Vinci. E lì mi è rimasto proprio, cioè sono rimasta appunto male e ho detto la mia voglia inizia a essere bassa, ancora più bassa. Non so perché forse le persone danno fastidio che io vinco qualche anche solo 10 euro oppure dà fastidio che io gratto per divertirmi, cioè che poi i soldi sono miei, li spendo come voglio, non è che le persone devono dire come le spendo, cioè è lì che non capisco, per cui ci sono un po' rimasta male ed è calato molto sul fatto di Gratta e Vinci. Su invece altre cose che possono interessare, le visualizzazioni sono alte. Però non lo so, perché non lo so. Infatti la mia voglia di fare video, come ho detto prima, non è tanta. Almeno che iniziano i commenti oppure le persone a lasciarmi sempre un commento, oppure anche in privato su Instagram, allora posso dire ok. Forse la voglia aumenta, no? Ma così dopo un po', cioè, perché dovete capire, io torno a casa tardi dal lavoro. Io lavoro almeno 13-14 ore di lavoro faccio. Per cui, tornando alla sera tardi, dalle 7 in poi, registrare e montare video, calcolate che poi io finirò tardi di fare queste cose qua per YouTube e ovviamente per le persone che mi seguono. Per cui se le persone vogliono veramente seguirmi e perché piace come sono e ovviamente poi più là potrei anche conoscere le persone dal vivo, come ho fatto con una persona che mi segue sempre su YouTube e guarda sempre i miei video, ha avuto il mio numero di WhatsApp, adesso ci scriviamo tutti i giorni e abbiamo deciso di incontrarci dal vivo per la prima volta, come ho fatto con un'altra persona. Per cui sono contenta di aver conosciuto questa persona su YouTube e anche l'altra persona su YouTube, in cui adesso siamo diventati amici. E solo che vedo che molte persone, cioè io non riesco a capire, ci sono quasi 4.000 persone, 4.000 iscritti che mi seguono sul canale e queste 4.000 iscritti, cioè 4.000 iscritti non guardano i video perché lo vedi e lo noti dalle visualizzazioni. Per cui non riesco a capire questa cosa qua, perché sono solo 300 persone che li guardano e gli altri 4.000 dove sono andate a finire? Perché mi seguono allora? Questa è sempre la domanda che cioè, penso sempre. Per cui scusate se la faccio lunga, ma appunto la voglia non è tanta. Poi vedrò più avanti, perché ovviamente poi cambierà anche la vita. Non è che non saremo più in due, saremo in tre, piano piano, per cui potete anche capire che dopo un po' potrei smettere del tutto. Dipende anche da chi mi segue, dipende dalle persone. Perché se io vengo tardi dal lavoro, mi impegno per fare i video e poi alla fine nessuno li guarda, neanche il tempo che li pubblico in un'ora ci sono solo 5 persone che l'hanno vista in un'ora, anche no, cioè non mi impegno per fare queste cose. Cioè io sono onesta, non sono come le altre persone, non sono come le altre YouTuber, le altre influencer,
non pubblico, cioè non sponsorizzo, non collaboro con nessuno per il semplice fatto che ho un mio lavoro privato, lavoro, cioè chi sa cosa vuol dire lavorare vero lavoro e non sui social, perché adesso ci sono i social e possono mantenere le persone che lavorano sui social, ma poi cosa, come andrà a finire? Cioè, non so se mi sono cioè, sono stata chiara. Comunque, niente, volevo dirvi questa cosa qua, se per caso qualcuno se l'ha chiesto, ma sì, due o tre persone ovviamente me lo chiedono perché lo so, lo leggo anche in privato. Però sta iniziando a essere un po' noioso a fare i video se poi nessuno ti calcola, nessuno ti caga e anche se gli iscritti aumentano, che arrivo che ne so a 5.000 iscritti e poi alla fine non c'è nessuno che guarda i video, perché? Perché non mi piace allora aumentare di iscritti se poi nessuno guarda i miei video. Cioè io sono fatta così, sono onesta e la penso così. Per cui niente, vedremo più avanti come sarà. Adesso vedrò anche il video che pubblicherò in questa settimana dello svuota la spesa che ho fatto in aprile. Infatti sono in ritardo a pubblicare il video dello svuota la spesa, ma come avete visto non avevo voglia. Per cui vedo se le persone in un'ora guardano il video che gli è piaciuto lo svuota la spesa, allora potrei continuare. Ma se io devo andare a fare la spesa, perdere tempo a far vedere il mangiare, le cose che ho comprato, che ci vuole più di un'ora perché poi dopo devo mettere a posto tutto, e il risultato delle visualizzazioni delle persone che hanno guardato il video in un'ora è poco, allora tanto vale. Preferisco non registrarlo, andare avanti per la mia vita e fare cose private come ho sempre fatto e come sto facendo. Tutto qua. Questo è. Io ho avvisato, vedremo più avanti come sarà, vedremo le visualizzazioni, eccetera. In queste settimane farò shopping, per cui farò anche, ovviamente, il video, vi farò vedere lo shopping e vedrò anche qua le visualizzazioni appena pubblico il video. Pubblicando i video, se le visualizzazioni sono basse e devo aspettare 3 giorni per avere 300 persone che me l'hanno visto, non lo so, valuterò e vedrò la situazione. Adesso vi farò vedere i gattini, ve li presento e vi faccio vedere chi voglio tenere e se sperando riesco. Tra 2 settimane o una, non mi ricordo, il 26 di maggio loro fanno 3 mesi, ormai sono diventati grandi, hanno tutti e 5 caratteri diversi e niente, sarà difficile darli via perché dopo 3 mesi mi viene, sto cercando di tirare ma non posso, per cui li devo per forza dare via e vediamo, sperando che mi lascia almeno i 2 gattini, perché comunque 4 sì, sono impegnativi, ma mi piacciono, sono speciali, li voglio tenere e vorrei prendere tutte e due. Adesso venite con me che ve li faccio vedere. Lei è la prima gattina che ovviamente andrà via da una mia amica, è una femmina, è uguale a Budino ed è fatta così, grigia, anche lei è molto bella ed è fatta così. Adesso mi prende la collana, no, no, perché sennò non gli ho dato un nome perché non so che nome dargli. Comunque questa è una gattina che andrà via, è diventata bella grande. Vero? Vero? Bella bambolina, la prima. Lui è il maschietto, birbanti ciccione perché mangia troppo, come la mamma. E lui è il gattino, ve li faccio vedere così, ma dopo ve le faccio vedere quando corrono perché sennò. E l'ho chiamato Macchia perché ha le macchie, anche dove c'è la zampina, un po' particolare. Lui è il maschio, non vuole stare in braccio. E mi hanno graffiato, specialmente l'altro maschio nero. Non so se si vede perché è cattivo, non vuole farsi prendere in braccio. Per cui non so se riesco a prenderlo. È il gatto quello nero. Invece lei è uguale a Budino, però è chiara. E
lei vorrei tenerla perché mi piace troppo. Sia il colore, ma il carattere un po'. Comunque è fatta così, ha la coda così. Ed è bella, molto bella. E vorrei tenerla perché appunto è uguale a Budino. Solo che è birbante perché ha un carattere un po' stronzo. Perché giustamente non si vuole far prendere in braccio e non si vuole far prendere. Per cui comunque lei è quella che vorrei tenere, ma sarà difficile. Forse la chiamo Zoe, ma non è sicuro. Comunque lei è troppo bella. È troppo bella, ma è cattiva perché non si vuole far prendere. Ogni volta che la prendo devo fare la guerra mondiale, seguirla, vero? Però spero di riuscire a tenerla. Comunque lei è quella desiderata perché la volevano tutti. E io ho detto che in teoria era prenotata, la volevo io. Perché è troppo carina. Uguale a Bubino. Vero? Vi faccio vedere gli altri due, se riesco a prenderle. E poi c'è lei, l'altra femminuccia, che è lei che vorrei tenere perché mi piace avere un gatto nero nero. Lei è nera nera, ha il pelo lungo, pelo lungo lungo. Lei è dolce, ma non gli piace tanto stare in braccio, ma è dolcissima, vero? E comunque lei è l'altra femminuccia che vorrei tenere. Però anche lei ha un po' un caratterino, dipende, mica mi ha fatto talmente male che mi ha lasciato tutto il segno. L'altro maschio ve lo faccio vedere normalmente perché non riesco a prenderlo, dato che mi ha rovinato la mano. Ve lo faccio vedere. Lui è il maschio, ma è cattivo perché mi morde, mi graffia e ha un carattere un po' monellino. Comunque, questo è il maschio, uguale nero con un po' di pelo bianco sotto, ma è cattivo perché mi morde, non si vuole far prendere e niente. Mi dispiace che va via, però, cioè, a parte i disastri che mi fanno, cioè, questa è la mia mano per colpa sua, che mi ha graffiato. E comunque, niente, questi sono i gattini ormai cresciuti. Lei è la mia bimba, la mia perla, vero? La mamma? Lei è la mamma. La mammina lei, è vero che c'è la mammina un po' dolce ma anche un po' stronzina. E invece il papà? Qui giocano due birbanti, ovviamente. E lui è il papino. Il papino bello grosso grosso che è diventato grosso, vero che si è diventato grosso grosso? Sì, questa è la finestra che loro ogni volta mi sporcano. Io la puliscono e loro mi sporcano. Comunque, questo è il mio bimbo che ormai hanno fatto 1 anno. E questi sono tutti i gattini ormai cresciuti che ormai tra pochi giorni faranno 3 mesi. E niente, comunque adesso vi lascio qualche clip che ho fatto in questi mesi e come ho detto speriamo che il mio compagno, aia che testata, mi fa tenere lei e l'altra femminuccia. Ho scelto loro due perché all'inizio volevo anche il maschio tenerlo, solo che poi ho iniziato a essere un po' cattivo. E allora ho detto anche no, per il carattere, perché è, cioè, non lo so, comunque alla fine ho scelto la femminuccia, cioè un altro graffio che non si vede, tutte mi stanno graffiando, specialmente quelli un po' più grandi. Per cui niente, loro sono i 5 gattini. Come ho detto, sarà un po' difficile darlo via perché ormai mi sono affezionata. Ormai, cioè,
gioco con loro, sono sempre dietro a loro e appunto anche forse anche per quello che non faccio i video, perché mi tengono impegnata e cioè, troppo bello. S per quelli che se lo domandano e quelli che mi seguono da tanto, sì, ho ancora i tre conigli, ho Sofia, Miki e Bea, che poi adesso gli sto facendo la casa per il giardino, che li metterò in giardino, poi vi farò vedere. E ci sono ancora i miei tre conigli, uno ha fatto 7 anni, che è Sofia, e gli altri due, che sono i cuccioli, Bea e Miki, hanno fatto 6 anni. Di solito i conigli durano 10 anni, ma Fiocco è durato 9 anni, un anno in meno, per cui non so quanto riuscirò a farli durare anche loro, perché ovviamente dopo un po' la vecchiaia si sente. Ovviamente adesso non è che sono, diciamo, vecchi, perché si vede, cioè lo noti anche dal comportamento, e per cui per quelli che se li domandano, sì, ho tre conigli e due gatti, che però vorrei tenere altri due. E poi basta, perché ho promesso che animali non li voglio più. Questa era l'ultima cucciolata, perché ne volevo fare una per tenere appunto un gattino, poi dopo mi sono innamorata di tutte e due. E non resisto, se non resisto devono stare qua con me e spero che sarà così. Vi aggiornerò, incrociamo le dita, spero. Non so come convincerlo a tenerli tutti e due, perché appunto dicono che devi stargli dietro, in senso pulirgli la lettiera, eccetera. Tra 2 settimane sterilizzo il maschio, per quelli che di sicuro me lo domanderanno. Ho deciso così perché non lo sopporto più e poi lo farò anche con la femmina, e se per caso terrò anche loro due, che sono due femmine, le sterilizzo anche loro due. I miei gatti sono sempre in casa, non escono e non usciranno mai. Per cui già voglio avvisare anche di questa cosa qua. Poi, dato che già sono questi cinque che sono... Cioè, ho 3 mesi da Dio, perché sono state cose bellissime quando ci sono loro, tranne i disastri che mi stanno facendo e i graffi. E non voglio fare, appunto, fargli fare un'altra cucciolata, perché sennò se mi innamoro di altri gattini, poi sono cazzi, sono molto cazzi. Allora ho deciso, sterilizziamo tutte e due, così almeno... Perché il maschio ovviamente mi pisce in casa e lo odio quando fa così, non lo sopporto. Poi inizia a parlare, quando parla basta, non ti salvi più. Stessa cosa come la femmina, per cui ho deciso così. E sarà così, a prescindere che anche all'inizio ho deciso così, cioè perché molte persone mi hanno criticato dicendo ma devi sterilizzare i gatti perché non va bene, eccetera. Avevo detto che prima gli facevo fare una cucciolata e poi li sterilizzavo tutti. Questa era la decisione. Adesso litigano. Giocano, litigano. E la gente parla per niente, non capisce niente. Cioè, comunque è sempre così. E questo adesso ve lo dico, così almeno le persone sono tranquille. Che poi sono persone che neanche mi seguono. Guardano solo il video se gli appare, basta. Detto questo, vi lascio qualche clip dei gattini, perché di sicuro sto video dura un po' troppo, questo vlog, e farò vedere solo loro, perché ovviamente questo è dedicato a loro, anche se ho parlato all'inizio un po' troppo. E niente, poi vi farò un altro vlog, per cui questo sarà, non so se l'ultimo, oppure metterò qualche clip ancora del prossimo vlog sui gattini. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, forse, chi lo sa. Chi lo sa, dipende da questi due video che metterò in questa settimana. Vediamo se, appunto, se le persone li guardano. Adesso vado a... mi brucia a mettere qualcosa perché mi fa male. E niente, vi lascio le clip. Guardate fino in fondo il vlog. Ciao! A rischio reti elettriche e GPS, ma sarà possibile mirare aurore boreali anche a basse latitudini?